Ciao a tutti. Una piccola precisazione per chi ascolterà adesso la conversazione avuta con l'autore Andrea Di Leonardo. Sentirete durante la registrazione purtroppo un eco mentre appunto l'autore Andrea Di Leonardo parlerà. Mi scuso ovviamente con questo inconveniente e vi auguro ovviamente un buon ascolto. Un saluto a tutti quanti, salve a tutti, sono ovviamente Esposito Francesco e nella rubrica nuovamente racconti dal Nuovo Testamento è circa un anno forse che non riprendiamo questa rubrica e anche questa volta, in questa nuova puntata, ho un amico, anche un prestigioso autore, e cioè Andrea Di Leonardo che saluto per essere qui. Grazie Francesco e grazie anche a tutti i tuoi iscritti, insomma, a tutti quelli che seguono il tuo canale. Vabbè, anche un saluto a chi dei tuoi ascolteranno, quindi ai tuoi follower, potremmo anche dire così, perché comunque questo sarà un video che non solo si limiterà al mio canale, ma verrà condiviso anche nelle tue Sui pagine, quindi social, nelle tue pagine social e certo. quant'altro. Poi ovviamente daremo i riferimenti alla fine della conversazione, daremo i riferimenti social sia delle mie pagine che delle tue, ecco. Allora, volevo parlare con te questa sera di un aspetto particolare, perché diciamo, come ho detto all'inizio, questa rubrica parla appunto del Nuovo Testamento. Un pochino fa il verso alla rubrica che io curo con Mauro Biglino, cioè racconti all'Antico Testamento. E volevo parlare con te, ovviamente, dell'aspetto storico del Nuovo Testamento, perché sto notando sempre più, cioè nel senso più passano gli anni e più la questione storica del Nuovo Testamento viene sempre messa in discussione. Ovviamente viene messa in discussione sotto diversi aspetti e diciamo con sfumature differenti. Quindi potremmo dire che un pochino facciamo un esempio, perché hai in mente il famoso Testimonium Flavianum, no? Che è la fonte principale della storicità del Cristo, quindi della storicità di Yeshua, di Gesù, e sappiamo che comunque le posizioni si dividono in posizioni che due radicali, cioè da una parte quegli storicisti radicali che affermano che appunto il testimonium è completamente genuino, chi invece afferma che è completamente falso, quindi i cosiddetti miticisti. E invece chi afferma, che poi è la mia posizione, penso sia anche la tua, cioè che Esatto. vi sono presenti, le criticità sono presenti, quindi delle interpolazioni, ma comunque il nucleo originario è un nucleo comunque, potremmo dire, storico. Ebbene, potremmo dire che questa cosa è presente anche nel Nuovo Testamento, quindi sia per quanto riguarda le fonti, sia per quanto riguarda i personaggi. Quindi prima di addentrarci ovviamente nelle questioni specifiche, volevo sapere da te una considerazione, così in linea generale, sulla questione storica del Nuovo Testamento, perché comunque noi sappiamo che i Vangeli non sono nati come documenti storici, quindi non sono nati per narrare storicamente le gesta di, ma erano comunque all'origine testi di carattere catechetico, in parte anche apologetico, e poi ovviamente sono stati utilizzati nel corso dei secoli anche come testi storici. Quindi volevo sapere da te, insomma, in generale, la questione storica del Nuovo Testamento. Allora, è una questione che, come dicevi, viene fuori sempre più insistentemente. Anche ultimamente avevo postato, come faccio spesso su Facebook, dei libri letti, consigliati, alcuni sì, alcuni no, insomma, perché era un dibattito. È una delle questioni che è venuta fuori, ma in realtà Gesù non è un personaggio storico, il Nuovo Testamento, insomma, tutto è favole, eccetera, eccetera. Ed è una questione che in realtà in diversi decenni, se non forse di più, ogni tanto rimbalza. Oggi con i social ovviamente è più facile, nel senso che chiunque, per fortuna, può dire la sua con i pro e i contro, nel senso con il fatto che magari una cosa urlata possa sentirsi di più, anche se magari non ha una base storica. È una questione senz'altro importante, cruciale, giusto discuterne, giusto parlarne perché ovviamente in Occidente il cristianesimo è uno degli elementi che maggiormente ha plasmato la cultura, basti pensare al calendario, ne facciamo parte
partire dall'anno zero, quindi l'anno zero non c'è, in realtà dall'almeno uno, cioè dall'1 avanti Cristo si passa all'1 dopo Cristo storicamente, ma tutto nella o gran parte dei nostri prodotti culturali sono proprio derivati dal cristianesimo, quindi chiaramente porsi la questione della sua storicità e quindi della sua realtà nella storia è fondamentale. Prima di tutto consiglio un libro che affronta questa questione senz'altro meglio di me, che è di Bart Ehrman, che è un grande storico del cristianesimo statunitense, che è uscito in Italia anche con il nome e con il titolo di Gesù è davvero esistito? Un punto di domanda. È un libro che difende la posizione mia e anche tua per cui Gesù ha una storicità, cioè per cui è possibile parlare, come diceva Maier, di un Gesù della storia, e lo fa in modo molto, molto preciso, analizzando tutte, e cercherò nel mio piccolo di farlo questa sera, le aporie proprio logiche, le fallacie logiche dei ragionamenti dei miticisti, cioè di coloro che sostengono che Gesù non sia mai esistito, cioè che non sia mai esistito un personaggio di Gesù alla base dei racconti, che ovviamente poi divergono da un nucleo originale del Nuovo Testamento, della patristica, della letteratura apocrifa e quant'altro. Ci sono, secondo me, due filoni di argomenti miticisti da confutare. Uno è il filone più, come dire, paganeggiante, cioè, ma Gesù è una copia di Horus, di Mitra, di Dioniso, di Attis, di Krishna, eccetera, eccetera. E un altro filone è quello più legato a un supposto complotto falsario, cioè Gesù è creato, è falso. Ovviamente le due cose si compenetrano e si compensano a vicenda, ma diciamo due tipi di argomentazioni. Un altro è stato tutto inventato da Paolo. Ora, nemmeno Paolo sarebbe il falsario, ma sarebbe stato pure Paolo una figura di fantasia. Addirittura alcuni estremizzano queste posizioni miticiste, negano addirittura la storicità di Flavio Giuseppe. Quindi è bello, ovviamente sono una minoranza, ma è bello perché più si portano degli argomenti, no, a favore della storicità di Gesù, e più gli stessi argomenti diventano anch'essi mito, anch'essi invenzione. Quindi in realtà la questione miticista è pericolosa perché si colloca in qualche modo fuori dal discorso razionale, logico, scientifico, cioè ti insinua il dubbio e quel dubbio non può essere contrastato da degli elementi, perché più elementi tu porti e più quegli elementi fanno parte in qualche modo del complotto, cioè Franco Giuseppe diventa un falso. Addirittura c'è una tesi che avevo letto di un miticista che sosteneva che Egesippo non fosse mai esistito, quindi in realtà si va sempre più avanti nel tempo, cioè che uno mi dica nel primo secolo ci sono poche attestazioni della storicità di Gesù è una questione, la vediamo, non è così, ma vabbè, ancora ci può stare. Però è chiaro che se vai avanti nel tempo, insomma, nel secondo secolo addirittura, a dire che gli autori che parlano di Gesù e non sono reali Posso permettermi di intervenire un è attimo? Mi è abbastanza stato senza anche detto che senso. forse neanche di origine sappiamo effettivamente la sua esistenza, quindi solo per far capire, siamo nel terzo secolo, quindi solo per far capire, ecco, Quindi il sì. livello di complotto radicale fin dove può arrivare. Questo è un elemento. Un altro argomento è quello secondo cui noi non avremmo fonti della storicità di Gesù perché Paolo e i Vangeli non sono fonti attendibili perché sono fonti cristiane o giudeo-cristiane e quindi non sono obiettive. Questo ragionamento pone però un problema perché, a parte il fatto che quindi non sarebbe mai esistito Siddhartha Gautama perché le fonti che ne parlano sono buddiste, non sarebbe mai esistito Karl Marx perché la maggior parte delle fonti che abbiamo sono fonti marxiste, evidentemente che ne parleranno più che non marxiste, non sarebbe mai esistito Darwin perché sarà citato per lo più delle volte in paper evoluzionistici e quindi scritti da darwinisti. Cioè, è chiaro che se un movimento nasce da una figura, quel movimento sarà il più delle fonti che abbiamo a riguardo. Gesù non era un leader mondiale, non era un conquistatore come Alessandro il Macedone, quindi è chiaro che una figura di un ebreo marginale, come è stato giustamente definito, avrà più delle fonti che ne parlano, dei suoi seguaci, chiaramente, non ne scriverà Tiberio, visto che aveva un ruolo marginale. Certo, se Gesù fosse stato un leader messianico vittorioso e avesse liberato la Giudea dall'occupazione romana, beh, allora potremmo immaginarci di avere, che ne so, più fonti romane,
che ne parlino, per esempio, come di un Vercingetorige o di una Budica o di un Caractaco, di un eccetera, eccetera. È chiaro che così non è stato, e quindi prima di tutto non deve stupire il fatto di avere poche fonti su Gesù. Perché dovremmo avere tante fonti su Gesù? Gesù, ovviamente, da un punto di vista storico, quindi è chiaro che se uno dice, beh, Gesù è risorto, era figlio di Dio, era Dio egli stesso, ha fatto miracoli straordinari, eccetera, com'è possibile che non se ne parli? Piano, bisogna distinguere i piani. Il Cristo della fede è un concetto, il Gesù storico è una figura marginale, per quanto protagonista dei suoi anni, ma marginale. Gli stessi Vangeli canonici parlano di un magistero, cioè di un percorso di insegnamento, di viaggi in cui reclutava seguaci di 1 o di 3 anni, base al fatto, insomma, in base alla fonte di riferimento, che sia Giovanni o i Sinottici, 1 o 3 anni. Stiamo parlando di qualcosa di veramente anche lungo nel tempo che possa lasciare una traccia, e di fatto un movimento, un tentativo di rinnovazione spirituale o, secondo me, anche politica, sicuramente fallito, sicuramente conclusosi con una crocifissione, e quindi storicamente in quel contesto abbastanza poco significativo. Ciò che è stato invece significativo è stato il movimento post-mortem, cioè il giudeo-cristianesimo e poi il cristianesimo. E quello sì, infatti, che viene citato molto di più, a Tacito, eccetera. Quindi quello non deve stupire. Se Gesù è stato un ebreo marginale, un rabbino, un maestro, un predicatore, un leader politico, ma comunque marginale, è chiaro che non dobbiamo aspettarci delle grandi fonti. Altra questione che viene posta è, ecco, le fonti che ne parlano. Paolo, per esempio, non è che la fonte più antica su Gesù, perché le lettere di Paolo sono scritte 40 e il 50, mentre il Vangelo di Marco è del 70, quindi è ben posteriore. La fonte Q, che poi vedremo tra poco cos'è, si può collocare intorno al 50-60, così come il nucleo originario più antico del Vangelo di Tommaso, quindi che invece è il secondo secolo, il proto Tommaso, si può collocare tra gli anni 50 e 60. Ovviamente sono ipotesi ricostruttive, quindi non è che abbiamo una data assoluta precisa, è chiaro che sono fonti posteriore. La fonte più antica che noi possediamo circa Gesù è Paolo. Ma Paolo, Geni, eccetera, non sarebbero fonti affidabili perché di parte, quello che stavo dicendo prima di divagare. Attenzione, oltre per il discorso che ho detto prima, è chiaro che sono i seguaci che parlano di un personaggio, ma c'è un altro problema logico. Dire che non sono affidabili circa la sua storicità perché sono suoi sostenitori equivale a dire che soltanto le fonti contrarie a Gesù sarebbero obiettive, ma è chiaro che così non può essere. Un evento può essere descritto da un personaggio, dai suoi sostenitori e dai suoi oppositori. Entrambe le fonti non sono obiettive, ovviamente, sono fonti di parte, ma chi non è di parte, cioè il sogno neopositivistico dell'oggettività dell'umano, è un'illusione iperscientista, cioè l'umano non è obiettivo, non è oggettivo, è chiaro che è di parte. Chiunque è di parte su qualunque argomento, basta prendere un evento dell'attualità italiana, letto da un giornale di destra e di sinistra, daranno due letture diverse, ovviamente. Come si può dire che la figura di Gesù, cioè che una fonte non è oggettiva perché è di un sostenitore, e se fosse di un non sostenitore sarebbe oggettiva? Cioè Celso è oggettivo su Gesù perché è anticristiano, e i Vangeli non sono oggettivi perché sono cristiani. Non ha senso questo ragionamento. Il ragionamento invece da fare è: bisogna considerare le opinioni della fonte. E quindi è chiaro che quando una fonte ti descrive in modo magari iperbolico, particolarmente adulante un personaggio, è perché è una fonte di parte, ovviamente a favore, e magari un Celso o le Toledot Yeshu o il Talmud, che sono molto anticristiane, quindi alcuni elementi che riportano possono magari essere ingigantiti in chiave dispregiativa, ma perché sono anticristiane. Questo è un ragionamento sensato da fare, non dire queste fonti, visto che sono a favore, sono false. Cioè, come dire, che ne so, fare un esempio per capirci, che ne so, l'attuale presidente del Consiglio è Giuseppe Conte, e il Fatto Quotidiano è un quotidiano che sostiene la linea del governo. È come dire, beh, visto che il Fatto Quotidiano parla di Conte, non è una fonte storica, Conte non è mai esistito. Cioè, è come se tra 2000 anni si dicesse una cosa di questo tipo. È evidentemente un discorso totalmente folle.
Quindi, cosa diversa è considerare che ogni fonte è parte, ma non sostenere che, visto che una fonte parla di un personaggio, questo personaggio non è esistito perché la fonte lo sostiene. Terzo elemento, poi ti lascio la parola, terzo elemento introduttivo importante a riguardo è che le fonti più antiche anticristiane, per esempio c'è il Sol Discorso Veritiero, che noi non conosciamo per esempio dal Contra Kelsum di origine, e questa fonte, ecco, accusa Gesù di ogni tipo di cosa, di essersi attorniato di donne isteriche, di essersi attorniato di criminali, di essere figlio di adulterio, di essere un mago, di essere un imbroglione, qualunque cosa. Ma nonostante questo non si sogna mai in alcun modo di dire Gesù non è mai esistito. Nessuna fonte, anche non cristiana, anche anticristiana, anche cosiddetta pagana, cioè precristiana, non accusa, parlo di fonti antiche ovviamente, non di fonti moderne miticiste o contemporanee miticiste, non accusa i cristiani di essersi inventati la figura di Gesù. Nonostante questo, accusa la figura di Gesù veramente di qualunque cosa. Questo cosa ci dimostra che già nell'antichità, già 2000 anni fa, era chiarissimo a tutti, anche gli oppositori del movimento cristiano, che Gesù era un personaggio storico, di cui poi si poteva dire tutto e contrario di tutto, ma non si poteva mettere in discussione la sua storicità, perché quello era un fatto certo. Ovviamente argomentando con la cosiddetta fazione miticista, anche perché diciamo questo, io trovo molto, molto appagante, molto costruttivo parlare e ovviamente confrontarmi con chi non la pensa come me, ovviamente se dall'altra parte c'è questa voglia ovviamente di costruzione nel dialogo e non di distruzione. Ebbene, si afferma nel terzo punto che tu hai detto, è che infatti aspettavo tu lo dicessi, ma se non l'avessi detto lo avrei aggiunto io, cioè nel fatto che nessun autore anticristiano dei primi 3 secoli, quindi arriviamo a Porfirio, ok? Dei primi 3 secoli non nega assolutamente l'esistenza di Gesù. Quindi dicono peste e corna qualsiasi cosa, anche la più infamante, sebbene la cosa più infamante penso sia proprio la condanna in croce, ma su questo poi ci voglio arrivare tra poco. Ebbene, dicono di tutto, ma non mettono mai in dubbio la figura storica. E loro affermano, ovviamente i miticisti affermano, sì, ma il cosiddetto argomento del silenzio è una fallacia logica che ovviamente da un punto di vista storico, dicono loro ovviamente, non è assolutamente considerata, cioè quindi è considerata una fallacia. Il fatto che non dicano che Gesù non sia mai esistito non significa però che però non lo pensassero. Quindi a questa obiezione tu come risponderesti? Beh, innanzitutto risponderei sul fatto che loro stessi, i miticisti, sono i primi che fanno dell'argomento del silenzio un argomento a favore dell'inesistenza, perché quando dicono che tanti autori del primo secolo non nominano Gesù e dunque non è esistito, in realtà stanno facendo esattamente questo procedimento, cioè utilizzano l'argomento del silenzio per affermare qualcosa, quindi non per dire non si sa semmai la fonte non ne parla, ma per dire che Gesù quindi non è esistito, numero uno. E numero due, non è esattamente un argomento del silenzio, nel senso che questi autori stanno criticando Gesù, lo stanno criticando per una serie di motivi e comunque il suo movimento, e quel motivo non lo citano. Non si può dunque affermare, è vero, questi autori fossero certi magari al 100% dell'esistenza storica di Gesù, ma non si può a maggior ragione affermare che dunque Gesù non è esistito, altrimenti si starebbe utilizzando in ogni qual modo il loro silenzio per affermare qualcosa di ancora più forte. Il numero tre è, in realtà, se è vero che non ci sono fonti che dicono Gesù non è esistito e dunque in base a questo non si potrebbe affermare che è esistito, ma bisogna considerare dall'altro lato le altre fonti che invece dicono chiaramente Gesù è esistito, quindi non è che non abbiamo null'altro, ma abbiamo delle fonti che dicono Gesù è esistito. E quarto elemento, se Celso e tanti altri autori cristiani dicono Gesù è nato da adulterio, beh, non c'è argomento del silenzio, perché Gesù è nato da adulterio, presuppone l'esistenza di Gesù, e quindi in realtà per
fare l'esempio di Celso, e quindi in realtà stanno affermando certamente la storicità di Gesù, andando a criticarne la nascita, la morte e la condotta morale. Sono perfettamente d'accordo, infatti non aggiungerei altro. Un'altra questione riguarda una figura che è stata considerata già anche dai primi padri della Chiesa come una sorta di Gesù alternativo, cioè la figura di Apollonio di Tiana. La cosa alquanto interessante, sempre argomentando, parlando con i miticisti, è che considerano incredibilmente storica la figura di Apollonio e non quella di Gesù, sebbene le fonti che parlano di Apollonio sono fonti molto più tarde dei Vangeli, fonti potremmo dire anche in gran parte interessate, perché le fonti maggiori che ci derivano dalla storia di Apollonio, quindi possiamo parlare della vita di Apollonio e di Filostrato, sono derivati Certo che secondo o terzo esattamente, quindi secolo, stiamo esatto. parlando di circa 150 anni di differenza, a differenza dei Vangeli che comunque sono stati scritti, se diamo fede ovviamente alle ricostruzioni storiche e quant'altro, sono stati scritti più o meno in circa 40-50 anni dopo, proprio nel voler essere proprio cattivi con le datazioni. Dicevo, Filostrato ovviamente si rifà nella sua vita di Apollonio ad alcune tavolette che gli sono state date ovviamente da terze parti, le quali si dice siano state scritte dal discepolo prediletto di Apollonio. Io avevo fatto anche diciamo così, una ricostruzione, un parallelismo, ecco, per così dire, delle fonti che parlano di Gesù, quelle interessate e non, e quelle che parlano di Apollonio. Purtroppo non le ho qui davanti perché, come ben sai, ma come ben sa anche chi mi ascolta, noi andiamo a braccio in queste cose, quindi non sapevo saremmo arrivati a parlare di Apollonio. Però ecco, facendo questo parallelo fra le fonti di Gesù e le fonti di Apollonio, ci sono tantissimi paralleli e tantissime somiglianze, quindi tra le due fonti, che è incredibile notare come per Gesù, quasi come fosse una sorta di partito preso, quasi come se si venisse mossi da quel sentimento di anticlericalismo, dicono no, Gesù non è esistito perché sì, mentre di Apollonio, che comunque, ripetiamo ancora una volta, abbiamo, se va bene, lo stesso numero di fonti, certe e incerte, quindi con criticità e non con criticità, di Gesù. Però di Apollonio si dice invece tranquillamente che è esistito. Quindi tu che idea ti sei fatto in merito a questo? Ma esatto, sono d'accordo, ma è Apollonio perché ha alcuni elementi che possono ricordare quello di Gesù, ma se noi consideriamo la stragrande maggioranza dei personaggi dell'antichità sono molto meno documentati di Gesù, ma e non solo dell'antichità, anche dopo. Cioè, per fare un esempio, Alessandro Magno, no? Alessandro Magno è citato da delle fonti a lui contemporanee e soprattutto da fonti a lui posteriori, esattamente come Gesù. E nasce un genere ellenistico, quello del romanzo d'Alessandro, in cui si raccontano degli eventi miracolistici, agiografici, quasi leggendari su Alessandro. Il fatto che ci siano questi elementi, cioè per esempio Alessandro che indossa una specie di scafandro antelittera, va sott'acqua, vola, eccetera, il fatto che ci siano questi elementi nulla toglie alla storicità di Alessandro Magno. Certo, oggi nessuno storico pensa che Alessandro Magno abbia volato, abbia viaggiato sott'acqua, ma ciò non toglie la storicità di Gesù e la storicità di Alessandro. Parlo di un altro esempio, Imhotep, architetto che ha costruito la piramide di Djoser, la più antica piramide d'Egitto, è attestato in fonti tarde, in fonti greche, in fonti che parlano già di lui divinizzato, perché è stato divinizzato, è stato un dio, della medicina e altro, ma ciò non toglie che non ci sono dubbi circa il fatto che lui sia stato l'architetto del faraone Djoser. Per la stragrande maggioranza dei personaggi dell'antichità ci sono molte meno attestazioni rispetto a Gesù. Però, appunto, tutto questo procedimento, che non è critico, attenzione, è ipercritico, perché non va a trattare le fonti da un punto di vista critico-storico, va a trattare le fonti da un punto di vista polemico.
Tu parlavi giustamente di un sentimento di anticlericalismo, che va benissimo ed è assolutamente lecito, ma che non può motivare la tua ricerca. Cioè, io non posso partire col presupposto di dire adesso faccio una ricerca per dimostrare che Gesù non è esistito, perché la scienza e la ricerca storica è scienza morbida, non è scienza dura, ma pur sempre scienza è. Non si può partire da questo presupposto, altrimenti io andrò a manipolare i dati per cercare di far dire loro ciò che io voglio sentire. Che mi dicano. E quindi questo procedimento, cioè se noi applicassimo questo stesso ipercriticismo a tutti gli altri personaggi, ma potremmo dire qualunque cosa, ma che ne so, dei figli di, che ne so, di Cesarione, potremmo dire, ma chissà, magari se l'ha inventato Antonio, no? Perché se pensate, Tolomeo XV, Gaio Giulio Cesare, Tolomeo XV, Cesarione, figlio di Gaio Giulio Cesare e di Cleopatra VII, Matteo Filopatore, entra in scena quando Ottaviano e Antonio sono in contrasto, quando Antonio è in Egitto, ha abbandonato Ottavia Turina, la moglie di Ottaviano a Roma, che era sua moglie. E lo scontro e tira fuori e Cesarione gli dice: guarda che Cesarione è il figlio di Cesare, quindi tu che sei stato riconosciuto, adottato, no? Riconosciuto post mortem da Cesare, insomma, ma non entra nella vicenda storica. Allora applichiamo questo, diciamo che Cesarione in realtà è stato inventato da Antonio, magari era un personaggio qualunque che è stato utilizzato soltanto per contrastare Ottaviano. Diciamo che magari Alessandro Magno non è mai esistito perché visto che le persone non vivono sott'acqua e non volano, allora non può essere esistito. Diciamo che Imhotep non ha mai costruito la piramide di Djoser, che quindi boh, chissà chi l'avrà fatta, perché poi è stato divinizzato e i greci lo ricordavano come un dio corrispondente ad Asclepio anni dopo, millenni dopo, secoli e millenni dopo. Cioè, se noi applicassimo questo rigore, che ripeto non è scientifico, ma è fondamentalistico, è appunto ideologicamente motivato e religiosamente motivato, perché tra l'altro il tentativo anticristiano di negare l'esistenza storica di Gesù è motivato da un punto di vista spirituale e religioso, tanto quanto il cercare di far identificare Gesù della storia con il Cristo della fede, cioè c'è lo stesso sentimento religioso che non ha nulla a che fare con la storia, con la razionalità, è un sentimento religioso, cioè cercare di far combaciare la realtà con il proprio sentire. E è, se vogliamo, l'esatto opposto di quel discorso che da un punto di vista filologico e storico-critico è aberrante. Che fa Ratzinger quando dice: beh, visto che secoli di ricerca sul Gesù storico non hanno portato a niente, tanto vale continuare a con identificare il Gesù Gesù della della fede, storia con il certo. Cristo della fede. Ecco, questo discorso qua, a parte che non hanno portato a niente secondo lui, perché voglio dire, ci sono una serie di elementi. Ovviamente ci sono molte ipotesi, molte posizioni contrastanti, però insomma, che si è arrivati a nulla, no, per esempio. Abbiamo alcuni dati dall'archeologia, pensiamo agli scavi a Nazareth, pensiamo. Quindi dire una cosa del genere, perché tu vuoi fare in modo che il Gesù della storia non rischi di allontanarsi dal tuo Cristo della fede, è la stessa cosa di quello che ti dice: ma io sono ateo, mi fa schifo il cristianesimo, Gesù non è mai esistito. Ok, liberissimo di non credere a Dio, io non sono credente, e liberissimo di disprezzare la Chiesa, io non sono certo un estimatore, anche se insomma, per esempio, il pontefice che adesso mi piace laicamente, cosa c'entra il Gesù della storia? Insomma, sono piani diversi. Certo. Sai cosa? Mi hai fatto venire in mente proprio questo passaggio del Gesù di Nazareth, del vecchio pontefice, e io penso alla questione della crocifissione. Ho ragionato molte volte sulla questione della crocifissione, perché secondo me, se si vuole partire dal dato storico, bisogna partire proprio da quell'evento. Perché, come abbiamo detto fino adesso, i miticisti affermano che è tutta quanto un'invenzione. Molte volte si scade proprio quasi nel complotto, cioè sono state anche delle caste Certo. romane che hanno inventato questa storia per sovvertire magari un ebraismo che stava andando alla ribalta, oppure post guerra giudaica e così via. Ho veramente letto di tutto, credimi. Io poi penso, ok, però io ragiono poi sull'evento della crocifissione. Ecco, l'evento della crocifissione, e qui poi parte quel processo di contestualizzazione che io considero estremamente importante quando si parla di storia, quindi conoscere il contesto e quindi saper contestualizzare gli eventi, quindi non utilizzare gli occhi e la mente dell'uomo contemporaneo, quindi dell'uomo di oggi, ma forti alla conoscenza del contesto, utilizzare quindi la mentalità dell'uomo del tempo, quindi di quel tempo.
E quindi pensa all'evento della crocifissione. Allora, la crocifissione era destinata agli schiavi oppure a coloro che non erano cittadini romani, ma se parliamo ovviamente delle terre giudaiche di quel tempo, più delle volte ai partigiani antiromani. Ok? Esatto. E quindi dico io, si sta inventando, quindi prendiamo per buona l'ipotesi dell'invenzione totale. Io sono praticamente un romano, o magari un ebreo, grecizzato, latinizzato, cittadino romano, che sta scrivendo a Roma, perché comunque Marco è stato scritto, ormai è quasi unanime l'accettazione di ciò, e c'è quindi che è stato scritto quindi a Roma Marco poco dopo il 70, quindi poco dopo la fine della prima guerra giudaica. Quindi sono questo personaggio, questo cittadino romano, che scrive un Vangelo come quello di Marco, che inventa tutto quanto, e questo personaggio lo sto dipingendo come un messia ebraico. Quindi non dimentichiamo anche questa cosa. Quindi il messia ebraico aveva quell'unica finalità di liberare il popolo di Israele, e oltretutto lo faccio morire nella morte più ignominiosa del tempo, che è la crocifissione, Esatto. e oltretutto dipingendolo attraverso la crocifissione e attraverso anche il Titulus Crucis, come un chiarissimo nemico di Roma. E non solo, ma devo provvedere a mettere delle pezze giustificative sulla mia stessa invenzione. Quindi devo addirittura censurare e giustificare la mia stessa invenzione. Cioè, ecco perché dico che partire dalla crocifissione, per partire dal dato storico, è fondamentale. Perché se avessi voluto inventare, avrei potuto inventare mille altri modi per giustificare la morte di questo personaggio, per lapidazione, così come per esempio dicono anche alcune fonti talmudiche, no? O per esempio, non lo so, ucciso magari attraverso una sommossa non voluta da lui, un morto per vecchiaia, quindi creare quindi questo guru spirituale, così come vuole la tradizione quasi, no? E quindi magari morto per vecchiaia o che so io, no. Deve essere morto per crocifissione, quindi creare questo imbarazzo, e piccola parentesi per i miticisti, il cosiddetto criterio di imbarazzo è quasi come nominare Satana, chiusa parentesi, Esatto. e creare quindi questo personaggio attraverso questa invenzione, e quindi creare addirittura censure e pezze giustificative sulla stessa invenzione che io stesso ho creato. E mi sembra una cosa fin troppo cervellotica, quindi pensare e ragionare la totale invenzione se, ripeto, dovessi partire dall'elemento della crocifissione e contestualizzando quell'elemento. Quindi non sto ragionando, e concludo, non sto ragionando sull'evento della crocifissione come l'evento soteriologico paolino, e quindi trovare già giustificazioni del sacrificio finale del capro espiatorio, quant'altro, quindi l'elezione del Gesù Barabba con Gesù, il Cristo e così via. Ecco, quindi trovare tutte quelle spiegazioni teologiche. No, ragioniamo sul dato concreto che è la crocifissione, cioè cosa significava la crocifissione anche per un cittadino romano del tempo che leggeva quelle storie. E se uno ragiona in questo modo, allora l'elemento della totale invenzione, a mio modestissimo parere ovviamente, comincia a scricchiolare. Perfettamente d'accordo, il criterio Perfettamente d'accordo, il criterio dell'imbarazzo è una cosa che citare, proprio volevo quindi c'è citare, l'esempio più e tu hai citato eclatante l'esempio di più criterio di eclatante di imbarazzo, criterio di imbarazzo, che è la ma crocifissione, ma i Vangeli sono stellati di episodi che richiamano questo, e tra poco ne cito qualcuno. Ma restando ancora sulla crocifissione, due cose. Prima di tutto, alcuni miticisti dicono la croce è un simbolo solare, quindi è allegoria. Quindi il Cristo che dice io sono la via, la verità e la luce in croce è un simbolo solare. Perfetto. Ma Gesù non è l'unico crocifisso. Siamo alle rivolte degli schiavi, citavi prima, no? La crocifissione, la croce, lo Stauros in greco, è uno strumento di tortura e di esecuzione romana presa dai cartaginesi, che lo utilizzano prima di Roma. E appunto utilizzato non solo per Gesù, utilizzato in Italia per gli schiavi, utilizzato in Giudea anche per esempio nella guerra giudaica del 66-73. Pensiamo a Flavio Giuseppe che in guerra giudaica cita
i crocifissi, tre riesce a crocifissi salvarne proprio. addirittura uno. Quella si potrebbe aprire poi un'altra parentesi interessante, ma Sulla possibilità di sopravvivere, insomma, certo. ma è a Tekoa proprio, no? E sono tre, infatti laggiù uno è sopravvivente. Quindi, insomma, come si fa a dire la croce è un simbolo allegorico solare quando è proprio la modalità con cui venivano condannate una serie di persone, schiavi, rivoltosi, eccetera. Cioè, come si fa a dire, cioè, se fosse stato un esempio, in un contesto, no? Cioè, io posso capire che tu vuoi interpretare allegoricamente un episodio, ma se ci sono degli argomenti, cioè, se è veramente fuori contesto, io posso dire, ma forse è una metafora. Cioè, se si parlasse della crocifissione, che ne so, nel Perù del 1500, io posso dire, ma è fuori contesto, forse è una citazione, forse è un simbolo, ma in un contesto in cui questo veniva, cioè la crocifissione veniva messa in atto sistematicamente contro i rivoltosi o comunque contro una serie di personaggi, perché uno dovrebbe pensare che è un'allegoria? Di che cosa? Poi, ecco, un'altra cosa, quando si parla di allegoria, ci sono degli anacronismi, cioè quella che un'antropologia si chiama comparativismo selvaggio, cioè non è perché la svastica, prima di diventare simbolo nazista, era un simbolo solare, eccetera, allora qualunque croce che io possa vedere, di qualunque tipo, addirittura la croce Tau, lo Stauros, allora è un'allegoria solare, ma per quale motivo? Cioè, questo è comparativismo selvaggio, è quello che facevano gli antropologi nel XIX secolo. Cioè, io trovo un simbolo, e James Frazer, Tyler, Lawrence Austin Waddell, prendo una cosa e interpreto usando quello stesso codice in ogni cultura, che applicato oggi è come dire che tra 2000 anni gli archeologi del futuro potrebbero pensare che chi beve la Red Bull sia un antico adorato del Minotauro di Creta. Quindi andare a dire, visto che in alcune culture dei simboli che richiamano la croce o che vagamente richiamano la croce hanno una valenza solare, e questo è senz'altro vero, allora Gesù crocifisso è un'allegoria solare. Manca il nesso logico, non c'è alcuna ragione di pensare a una cosa di questo tipo, tanto più che peraltro nel suo contesto la crocifissione era praticata. Quindi prima cosa questa. Seconda cosa il principio di imbarazzo, il criterio dell'imbarazzo che tu citavi, che è fondamentale filologicamente, anche perché se noi facciamo finta di non tenerne conto, viene meno in realtà un po' tutta l'impalcatura, perché tu dicevi prima è un complotto, è una teoria del complotto, il miticismo, discutevo anche con appunto, un miticista l'altro giorno su Facebook, sotto un libro che avevo postato sul Giù Storico, è una teoria del complotto perché si basa, l'autore mi diceva no, non è una teoria del complotto, beh, ma se tutti gli studiosi, tutti gli esperti a riguardo tacciono su una verità così sconvolgente, cioè l'inesistenza del Gesù, beh, qualche complotto c'è. Se tutti i pisoni, no, che ricorrono a volte, non si sa perché, hanno congiurato contro Nerone e non si sa perché ricorrono nella fantastoria sulla creazione del cristianesimo, hanno congiurato e Costantino, eccetera, eccetera, per creare dal nulla questa figura storica. Complotto c'è, cioè, nel senso, ha tutti i crismi di una teoria del complotto. E tra l'altro il fatto che più porti argomenti contrari e più questi argomenti vanno ciclicamente, no? Un po' la critica che Popper faceva a Marx e a Freud, no? Il pensiero circolare, l'idea di falsificazione, più questi elementi vanno a fortificare la teoria negazionista, cioè Gesù non è mai esistito. No, ma guarda che Flavio Giuseppe ne parla, ma anche Flavio Giuseppe non è mai esistito, ma guarda che Gesù ne parla, guarda che nemmeno è Gesù poi esistito. Ho capito, però di pari passo così, cioè stai continuando a proporre affermazioni negazionistiche, non stai confutando, quindi. E c'è anche questo elemento. Ma se tutta questa sovrastruttura si basa fondamentalmente su una domanda ciceroniana, cioè qui prodest, chi ne guadagna? E se tu dici chi ne ha guadagnato dal cristianesimo, beh, tutta una intelligenza, tutto un establishment, sicuramente anche l'impero romano che era dilaniato da lotte intestine, contrasti sociali, divisioni in culti misterici, quindi non più amalgamanti la società romana, ma differenzianti i cittadini tra i Serapide, quelli della Mater Magna, quelli di Cibele Attis, quelli di Mitra, quelli di Gesù e così via. Se è senz'altro vero che qualcuno avrebbe potuto guadagnarne, a caso Costantino
sarà da protagonista in questo processo che nessuno nega. Nel 325, prima del 313 viene legalizzato il cristianesimo, poi continua a diventare religione di Stato. Nessuno nega la religio instrumentum regni machiavelliana, nessuno nega questo. Il punto è che dire che una religione può essere plasmata dal potere è un fatto sensato e storico, ma ciò non dimostra l'invenzione della figura storica di Gesù, sono due piani diversi. Quindi il fatto di dire, beh, l'hanno inventato perché? Per guadagnarci tutto questo potere, eccetera, non ha alcun senso. Il fatto che abbiano semmai utilizzato il cristianesimo, parlo di Costantino, di Teodosio, eccetera, per il proprio potere. È un fatto, ma ciò non dimostra che abbiano inventato la figura di Gesù. Ma per finire il ragionamento, se la domanda, l'interrogativo che costituirebbe il movente di questa invenzione della figura di Gesù è qui prodest, cioè chi ne guadagna, se noi vogliamo applicare questa domanda, applichiamola fino in fondo. E quindi chi ci guadagna a inventare che Gesù è morto per crocifissione, quindi come un partigiano antiromano, come giustamente dicevi prima? I romani? Beh, no. Chi ci guadagna a inventare che Gesù aveva dei fratelli, come dice Marco 6, come dice Matteo 13, come dice Paolo, come dice il Vangelo di Tommaso, come dicono gli Atti degli Apostoli? Se bisognava imporre il culto della Madonna Vergine. Chi ci guadagna dall'inventare un Gesù che si fa battezzare per la remissione dei peccati, se Gesù era il Redentore che veniva a redimerci dai peccati? Chi ci guadagna, quindi qui prodest, dalla creazione di un personaggio di nome Gesù Barabba, che vuol dire, che potrebbe voler dire Gesù figlio del Padre, quindi lo stesso che Gesù figlio di Dio, visto che Dio era chiamato il padre, papà, no? Anche amichevolmente, Abun, padre nostro, in aramaico, Abba, papà. E poi bisogna arrivare a cassare quel nome che compare in alcuni manoscritti greci, che quindi evidentemente crea imbarazzo. Chi ci guadagna dal fatto di creare un Gesù che è in contrasto in alcuni episodi con sua madre e con i suoi fratelli, se poi sua madre deve diventare una specie di semidivinità e i suoi fratelli saranno a capo di un movimento, evidentemente anche questo inesistente? Chi ci guadagna a mostrare Gesù come uno che dice, che per esempio incita contro il Tempio di Gerusalemme, che è un tempio governato da sacerdoti, insomma sacerdote del Kohen Hagadol, nominato da Roma? Chi ci guadagna a mostrare Ponzio Pilato, cioè il governatore romano, come una figura altro deresponsabilizzata dalla morte di Gesù, ma in qualche modo anche debole, incapace di prendere una decisione giusta e che poi di fatto condanna a morte Gesù? Chi ci guadagna a mettere un capo di imputazione latino, Iesus Nazarenus Rex Iudeorum, come Titulus Crucis, e a far morire Gesù in croce? Chi ci guadagna a mostrare Gesù ebreo? Perché non gallo? Perché non aquileiese? Perché non egiziaco? Perché non Perché corinzio? non Perché greco? non ibero? Non greco? Non romano stesso? Che bisogno c'era di fare tutto questo? No, no, se noi portiamo all'esasperazione, cioè, o meglio, coerentemente fino in fondo, la domanda qui prodest, che è la stessa che spinge a tutta questa costruzione complottistica, fino alla fine, questa domanda ci porterà a negare l'impianto cospirazionista, perché nessuno avrebbe avuto un guadagno da una cosa del genere. E il criterio dell'imbarazzo è presente ovunque, cioè quando l'episodio di Giovanni Battista è emblematico, cioè tutti i Vangeli riportano il battesimo sotto Giovanni, questo dimostra la plurima attestazione delle fonti, che è un altro criterio filologico, e mostra quindi come l'episodio ha una storicità, e a maggior ragione ha una storicità perché? Perché i Vangeli, ognuno a modo suo, sono imbarazzati da questo. C'è un personaggio che è un maestro ebreo che si chiama Giovanni Battista, che sta immergendo, cioè appunto battizza vuol dire immergo in greco, delle persone nell'acqua per togliere loro i peccati, per la remissione dei peccati. E tra questi arriva Gesù che si fa battezzare per la remissione dei peccati. Ma come? Ma non è Dio, non è figlio di Dio, non è Agnus Dei qui tolit peccata mundi. E come lui stesso ha dei peccati da farsi redimere? Questo non è possibile. Questo crea un tale imbarazzo per cui Giovanni Battista, è evidente che crea quasi anche un sorriso, letto
con questa consapevolezza che diciamo io non sono degno nemmeno di allacciare i lacci dei tuoi calzari, verrà più dopo di me, chi è più grande di me, che io battezzo con acqua e lui battezzerà con fuoco e Spirito Santo, senza alcun senso evidentemente, che vanno a dimostrare, pure addirittura Giovanni lo fece perché Gesù gliel'aveva chiesto, ma cioè c'è Dio che scende sulla terra, va da un uomo che toglie i peccati, ma lui sa di essere senza peccati, ma va da lui a farsi togliere i peccati e questo qua non lo vuole fare perché sa che lui, Dio, non ha i peccati, ma lui se lo vuole far, cioè Dio se li vuole far togliere lo stesso pur sapendo di non averli. Cioè è un cortocircuito logico, questa cosa dimostra? Dimostra che Gesù storico era inizialmente un seguace di Giovanni, questo creava un problema perché voleva dire che era lui stesso stato discepolo di qualcun altro prima, poi si stacca, fa il suo movimento, beh Giovanni viene anche arrestato, ma se lui diventa colui che toglie i peccati del mondo, com'è che se ne doveva far togliere a sua volta? Questo crea un problema enorme che crea imbarazzo. Ma se avessero voluto inventare la figura di Gesù, perché mai avrebbero dovuto inventare questa cosa qua? E peraltro, il libro di Giovanni, per esempio, ha tutta una narrazione che è molto diversa da quella dei sinottici, che anche tra loro, tra l'altro, hanno delle contraddizioni, ma che bisogno c'era creare delle contraddizioni di questo tipo? L'episodio dei mercanti nel Tempio, che è all'inizio del magistero di Gesù in Giovanni, mentre per i sinottici è alla fine, il numero delle donne ai piedi della croce, il numero delle donne ai piedi della resurrezione, questo cosa è al sepolcro, addirittura il Vangelo di Marco che non c'ha la resurrezione e questo crea talmente tanto imbarazzo che poi viene ricostruita attingendo agli altri Vangeli nei manoscritti più tardi. Ma come? Se si voleva inventare la resurrezione, tu mi inventi un testo che non ce l'ha? È evidente che non ha alcun senso, cioè che utilità potrebbe avere una cosa di questo tipo? Se devo creare una storia ex novo, me la creo bene, insomma, no? Quindi tutti questi argomenti dimostrano una cosa molto chiara, che i racconti sulla storia di Gesù non sono stati inventati per inventare l'esistenza di Gesù. Questo non vuol dire che non abbiano dei dettagli, degli elementi, dei racconti meno storici, alcuni totalmente fantasiosi, alcuni totalmente inverosimili e altri invece storici, ma ci sono dei parametri. Abbiamo parlato di quello della plurima attestazione, abbiamo parlato di quello dell'imbarazzo, ce ne sono anche altri, criteri filologici che ci permettono di ricostruire la maggiore o minore probabilità di storicità di un evento. E chiudo questo ragionamento sulla crocifissione, sull'ultima cosa, la crocifissione che ha talmente tanto imbarazzo, perché un messia ebraico doveva vincere, liberare i romani, non serviva a nessun ebreo che il messia dovesse risorgere, nessuno credeva una cosa di questo tipo. Vabbè, ci sarebbe un discorso a parte da fare su un testo, probabilmente legato a Qumran, ma insomma non è questa la sede. Comunque il messia ebraico non doveva risorgere, non doveva, non doveva semplicemente liberare Eretz Israel da un punto di vista più politico, più materiale o più spirituale, in base sicuramente alle diverse impostazioni escatologiche e apocalittiche, ma un messia che perde, che viene ucciso tra l'altro appeso, che anche per la cultura ebraica era un modo disonorevole, per quella romana ovviamente anche, perché voleva dire che era un nemico di Roma, che aveva, era reo di lesa maestà. Quindi che senso aveva inventare? È chiaro che questo, la crocifissione crea imbarazzo e quindi si va a costruire la resurrezione che è fondamentalmente un meccanismo di negazione, non psicologica, non autobiografica, non autoreferenziale, ma addirittura storica, cioè è l'apoteosi della negazione, cioè negare l'elemento che crea il trauma nel movimento gesuano, cioè la morte del Messia, il fallimento del loro Messia, e quindi si va a negare questo fatto. Tra l'altro, tu in un tuo libro dici un'altra cosa che secondo me è molto interessante alla luce dell'ipotesi che fa Freud sul parricidio quando parla di Mosè, no? E secondo me Freud quando parla di Mosè prende una cantonata pazzesca parlando di parricidio, ma invece applicata a Gesù avrebbe molto più senso. Cioè, se è vero, come dice Celso, che furono più d'uno a tradire Gesù, cioè parla di discepoli che lo tradiscono, e se tra questi discepoli, oltre a Giuda, va collocato anche Simone, che di fatto lo rinnega, Simon Pietro, un'altra chiave di lettura circa la resurrezione, cioè un'altra oltre al fatto che Gesù potrebbe essere sopravvissuto, che è una possibilità secondo me probabile, ma un'altra possibilità può essere proprio sempre questa chiave qua, cioè una sorta di negazione della colpa.
dell'evento che è stato usato dal proprio tradimento e che ha generato questa colpa. Cioè è una sorta di parricidio quello del suo movimento, quello che Freud attribuisce ai madianiti che avrebbero ucciso e alcuni israeliti che avrebbero ucciso il loro padre, diciamo, spirituale, che ha senso perché non c'è la morte. Ecco, il discorso che fa Freud non ha senso perché Mosè non muore. Cioè, se avessimo invece un racconto in cui Mosè muore ucciso, allora potresti dire è stato elevato a padre spirituale, a fondatore della religione, perché in qualche modo devi compensare l'omicidio e la colpa collettiva. Ma non c'è la morte, quindi il suo ragionamento crolla, se non puoi inferire la morte partendo dalla tua ipotesi, insomma, il ragionamento circolare, quello che fa Freud lì. Ma se invece lo applichiamo con questo stesso ragionamento a Gesù, può avere un senso, perché in realtà i suoi discepoli vanno a negare la morte e negando la morte non devono fare i conti col proprio tradimento e col proprio senso di colpa. Quindi questo è questo ha sicuramente più senso applicato lì. Ma comunque, chiudendo la parentesi, perché è una cosa che mi è venuta in mente leggendo il tuo libro, pare Cristo illegittimo proprio, Sì. sì, poi non so se ne avevamo mai parlato, ma chiudendo il ragionamento di prima, Paolo cosa dice? Se Cristo non è risorto, vana è la nostra fede. Quindi il punto centrale è la resurrezione. E quindi tu, se devi creare una religione dal nulla che ha come punto centrale la resurrezione, che cosa fai? Mi inventi il primo Vangelo, che è Marco, che non ha la resurrezione. È evidente che non ha senso come ragionamento a livello proprio di congiura, no? C'è cioè dei congiurati che dicono: ah, aspetta, adesso dobbiamo creare una religione dal nulla e basata sulla resurrezione. Ok, scriviamo il primo libro sacro per inculcare alle masse da manipolare la resurrezione, come lo scriviamo? In cui finisce che Gesù muore, la tomba è vuota e non c'è la Non resurrezione. solo, È un, e non se solo, e noi le ci donne non chiediamo. dicono nulla a nessuno e fuggono via spaventate. Quindi il Vangelo originario Esatto, finisce così. esatto, esatto. E noi ci dovremmo chiedere, quindi qui prodest? Nessuno. Cioè, qui prodest? Sicuramente nessuno. Cioè, sicuramente non chi deve inventare una religione non ci guadagna da questo ragionamento. E poi un'ultima cosa, poi ti passo la parola. Si dice, ok, Gesù non è esistito, no? Però il cristianesimo esiste, no? Quindi qualcuno prima o poi l'avrà inventato. Ma il movimento di Gesù, dopo la morte di Gesù, viene guidato da suo fratello Giacomo. Ma se Gesù non esiste, suo fratello esiste? Non esiste? Cioè, anche quello pone un problema. Ci sono alcuni miticisti che dicono che, per esempio, Eisenman, no? Che Robert Eisenman, un grande storico del cristianesimo, in cui io condivido gran parte delle sue ipotesi, non tutte, lui dice: io non ho la certezza che Gesù sia Ha esistito, scritto un ma Giacomo libro sì, cioè su ci sono. Giacomo proprio, il fratello di Gesù. Esatto, Giacomo, il fratello di Gesù, lui dice: io non ho la certezza che Gesù sia esistito, ma di Giacomo sì, cioè ci sono più elementi, secondo me. Altri miticisti dicono: no, è tutto inventato, Sì, esatto. non esiste neanche Giacomo. Vabbè, allora Giacomo non esiste. Poi il movimento è diretto da Simeone Cugino. Barcleofa, è cugino di Giacomo e di Gesù, secondo Gesù. Lui è esistito? Non esiste? Cioè, voglio dire, prima o poi sarà esistito qualcuno, visto che il cristianesimo esiste, no? Cioè Bergoglio esiste, Ratzinger esisteva, Wojtyła esisteva. Cioè, a un certo punto, no? Uno può dire quanto vuole che non siano esistiti, ma prima o poi qualcuno sarà esistito. E sono il primo a dire che la successione apostolica dell'episcopato romano è problematica, che le fonti che abbiamo sono quasi tutte contraddittorie circa il numero di anni di pontificato di ognuno, circa la sequenza dei nomi, circa il numero dei papi del primo secondo secolo, cioè dei vescovi di Roma del primo e secondo secolo. Verissimo, ma sarà esistito qualcuno a capo di quel movimento? No? Cioè, quindi in realtà è un po' un modo per posticipare il problema, no? Cioè, io dico, Gesù non è esistito, è stato creato dopo. Ok, ma quando? Beh, tu dici, Gesù non sono abbastanza fonti storiche, ma per i suoi successori ce ne sono ancora meno. Cioè, pensiamo Lino, vescovo di Roma, cioè, abbiamo veramente, crediamo di avere tutte queste attestazioni? Cioè, personaggi che si danno per certi a capo di questo movimento, creato per i più subdoli e sinistri motivi, congiuranti, ma sono esistiti, no? Per gli stessi miticisti a un certo punto in poi. Eppure, per i primi secoli, veramente, i leader del movimento cristiano sono meno documentati rispetto a un Gesù, il che non vuol dire che allora la successione apostolica è così netta e lineare. Per esempio, Sant'Ignazio, no? Se noi leggiamo Sant'Ignazio, quando viene la lettera ai Romani di Sant'Ignazio, vescovo di Antiochia, quando viene mandato a Roma, e lui è tutto contento di poter unirsi a Dio, di essere martirizzato. Insomma, abbiamo già questa nascita del fanatismo, che poi invece altri autori cristiani, anche lui contemporanei, cercano di ridimensionare. Lui va a Roma tutto contento verso il martirio, così vedrà presto Dio. Eppure lui, che è vescovo di Antiochia e sta andando ad essere martirizzato a Roma, non cita né Pietro come vescovo di Antiochia, come invece per esempio Ippolito di Roma lo cita come Cefa, vescovo di Antiochia, e
non cita nemmeno il martirio di Paolo e di Pietro a Roma. E questo, ok, è sempre criterio del silenzio, però se tu stai proprio e qualche verso prima, nella lettera Romana, Ignazio cita Pietro come esempio di rettitudine, eccetera. E non lo citi per il motivo, cioè lui in quel testo sta dicendo: è bello andare a farsi martirizzare a Roma. Io ho cercato in tutta la mia vita di imitare Pietro per questo, 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 e non lo cito per l'argomento principale. Allora sì, starà sempre il parametro del silenzio, però è chiaro che probabilmente la tradizione che voleva Paolo e Pietro, o quantomeno Pietro, martirizzato a Roma e vescovo di Antioca, ancora non esisteva nel secondo secolo nella lettera di Ignazio. Fonti vanno valutate con dei criteri critici, storici e filologici. Per esempio, secondo me, Pietro non è mai andato a Roma. Tradizioni sul martirio di Pietro e Paolo a Roma sono tarde, leggendari, agiografiche ovviamente, dal greco agios, che vuol dire agios, vuol dire santo, eccetera. Però questo vuol dire che non siano esistiti del tutto. Allora, per quanto riguarda la questione della tradizione apostolica, ovviamente per chi mi segue, ricordo che io curo una rubrica che si intitola In Principio, che trovate sul mio canale YouTube, Francesco Esposito, e parlando ovviamente di Reneo di Lione, perché adesso sto facendo questo percorso dell'apologetica cristiana e della patristica, ebbene. Spiego il motivo per cui è stata introdotta la questione della successione apostolica e della tradizione apostolica, quindi nel tentativo di dare una prima istituzionalizzazione al cristianesimo, un cristianesimo che era fin troppo frammentato, quindi descrivendo anche la questione del principio di contraddizione all'interno, quindi di un mondo ellenizzato e quindi una dottrina, in questo caso dottrina cristiana, che era vista anche come filosofia, non poteva permettersi una contraddizione perché contraddiresi significava quindi far perdere validità a quella dottrina. Quindi tanti cristianesimi significava appunto scadere in quella contraddizione di cui sopra. Quindi era importante in questo caso quel principio di autorità derivante appunto dalla tradizione apostolica. Quindi una costruzione ovviamente successiva a posteriori che, come tu hai ben descritto, Andrea, ha portato a tante contraddizioni anche sui nomi, sull'età e quant'altro, sulle successioni anche quant'altro. Una piccola, potremmo dire, provocazione, ma nemmeno forse, prima di passare all'argomento finale. Sempre discutendo con i miticisti, ho affermato, ok, diciamo che tutto l'apparato neotestamentario è falso. Lo accetto, però comunque in qualche modo questi personaggi, comunque coloro che hanno scritto, dubito abbiano effettivamente inventato qualcosa, sempre partendo anche dal dato della crocifissione. Però diciamo che non si parla di Gesù, non si parla di Pietro, non si parla di Pilato e quant'altro. Però ci sono due personaggi, soprattutto uno in particolare all'interno delle opere di Giuseppe Flavio, e su cui non si è mai dubitato da un punto di vista puramente storico, ebbene che ricordano molto i personaggi principali e anche molte delle vicende neotestamentarie. Penso a Teuda e penso all'egiziano, al profeta egiziano. Ecco, Teuda, che è ovviamente antecedente all'egiziano, che ricorda molto Giovanni il Battista, cioè Teuda che agisce nel Giordano, che porta tanti seguaci nel deserto, quindi nella zona del Giordano, e che viene poi ucciso, decapitato. Ricorda ovviamente qualcosa, vero? Ecco. E poi abbiamo ovviamente anche l'egiziano. L'egiziano che si dice che fosse un ciarlatano, un mago, venuto dall'Egitto, insuperbito dalle magie che aveva acquisito, delle capacità che aveva acquisito dall'Egitto, e che è stato arrestato da una guarnigione romana sul Monte degli Ulivi, pronto a iniziare una guerra, ovviamente, quindi iniziare una campagna di conquista nei confronti di Gerusalemme. E sul Monte degli Ulivi, arrestato, ovviamente tradito, perché si dice che il procuratore romano del tempo era stato avvisato da qualcuno che si riuniva sul Monte degli Ulivi. E quindi c'è stata una battaglia, e questa battaglia ha portato poi a, non si parla della morte dell'egiziano, ma ha portato a questa battaglia e quindi alla disfatta dell'egiziano.
E quindi io dicevo, ok, diciamo che il Nuovo Testamento è tutto falso, ma diciamo che nell'invenzione che hanno fatto hanno preso in qualche modo qualcosa di storico. Quindi, ok, magari Gesù non esiste, ma se in realtà il Gesù descritto nei Vangeli e il Giovanni Battista descritto nei Vangeli siano in realtà gli avatar letterari di Teuda e dell'egiziano. Anche in questo caso, comunque, parleremo di personaggi effettivamente storici. Ok, non sono Gesù, non sono Giovanni il Battista, non parliamo ovviamente del 30 dopo Cristo, quindi dal 27 al 36 dopo Cristo, se ovviamente parliamo delle vicende di Giovanni e di Gesù, ma parliamo comunque di personaggi che sono descritti all'interno del Nuovo Testamento, ma che si basano comunque su eventi storici e su personaggi storici. Ripeto, non sono i classici che noi conosciamo. Però comunque andrebbe sempre ad avallare quella teoria secondo cui comunque quei racconti si basano sempre su eventi storici e su personaggi storici, anche se non so, anche se sono diversi da quelli che conosciamo. Tu, ovviamente, cosa pensi di questa, diciamo, provocazione? Ecco. Ha senso perché se consideriamo che Paolo scrive intorno al 50 e della vita di Gesù non dice nulla, cioè Paolo non sa niente, sa solo che Giova ha dei fratelli, per il resto non ci dà nessun dato biografico. Marco scrive intorno al 70 e non sa né quando né dove è nato Gesù, né come si chiamava suo padre. Diciamo che Marco censura le origini di Gesù, ecco. Anche sul fronte Esatto, del esatto. figlio di Maria, perché Marco riprende questa cosa. In Marco 6 lì è fortissimo, no? Lui è il carpentiere figlio di Maria, insomma, che in quel contesto aveva un'accezione molto chiara, cioè insomma era in qualche modo dubitare o gettare un'ombra Illegittimità sulla sua nascita. di legittimità sempre che aveva fatto Marco, cioè Marco, insomma, che il manoscritto originario fosse così, Certo. cioè sembra che i manoscritti più tardi non abbiano magari tolto il nome del padre, che magari ci fosse, ma fosse diverso da quella della tradizione. Ovviamente è un'illazione Però è perché non abbiamo interessante alcun notare elemento per come Ma sostenerlo. Matteo e Luca correggano il tiro, quindi ecco. Certo, Matteo 13 diventa il figlio del carpentiere, no? Sempre anonimo il versetto così, perché di citazione marciana non diventa tanto modificato, aggiunge solo quello quios, cioè figlio, e la nascita illegittima sparisce, no? In più aggiunge i capitoli iniziali in cui si parla del carpentiere, si chiama Giuseppe. Però ecco per dire, Marco ancora nel 70 non riporta il nome del padre e sapeva soltanto che avesse dei fratelli. Ora, quando, questo è così un inciso, quando i cattolici per lo più sostengono che Gesù non avesse dei fratelli, ma che e questo perché era certissimo, è certissima la nascita virginale, in realtà, se vogliamo, filologicamente l'unica cosa certa è che Gesù avesse dei fratelli, perché ne parlano Paolo e poi ne parla Marco. E la nascita virginale dobbiamo aspettare l'80 con Matteo, quindi 30 anni dopo la prima citazione dei fratelli di Gesù. Quindi, e poi comunque si parla di nascita virginale di Gesù e non di verginità perpetua di Maria, come insomma sarà di là da venire. Era ancora di là da venire. Il nome di Giuseppe come padre di Gesù compare soltanto nell'80. Quindi la possibilità teorica che alcuni racconti evangelici siano stati influenzati magari da racconti relativi ad altri personaggi poi confluiti, per esempio, è una possibilità. Non abbiamo degli elementi per sostenerlo, però è possibile che tra eventi accaduti negli anni 40, come parlo di Teuda, no, nel 45, eccetera, ed eventi e storie raccontate scritte nel 70-80, parlo di storie biografiche, perché Paolo, più di citare Giacomo e i fratelli di Gesù, di cui ignora i nomi, o quantomeno di cui non riporta i nomi, non ci dice nient'altro sulla biografia di Gesù. È chiaro che è una possibilità che questi dettagli, così come il Monte degli Ulivi, Paolo ancora lo ignora, così come il fatto che Gesù venisse dall'Egitto, quindi altri elementi che potrebbero ricordare Cosa che invece riporta l'egiziano, cioè il Monte Celso, degli Ulivi, stranamente.
lo riporta Celso, dice che Gesù era un mago Sì, come l'egiziano e che era stato in esatto. Egitto, e lo riporta poi Matteo, perché in qualche modo, anche se in un periodo biografico della vita di Gesù diverso, cioè la fuga in Egitto da bambino, da bimbo, mentre per Celso Gesù per povertà si sposta in Egitto, quindi immaginiamo già in età adulta, in momenti diversi, però sia Matteo che Celso riportano questa tradizione in qualche modo. Il mondo degli ulivi, vabbè, c'è poi da Marco in poi, quindi dal 70 in poi, e Teuda è interessante perché in realtà questo nome ha un racconto che ricorda quello del Battista, e in più il Battista, secondo il Vangelo di Luca, era parente di Gesù perché Maria ed Elisabetta erano parenti, secondo Luca. Solo secondo Luca, però, quindi dall'80 al 90, prima non abbiamo Marco, ignora questa parentela, e Matteo anche. E Matteuda ritorna nella letteratura in modalità diverse, ma ritorna, per esempio, Teuda sarebbe stato un discepolo di Paolo? Teuda, oppure nella seconda Apocalisse di Giacomo, sarebbe stato il padre di Giacomo il Giusto, che sarebbe fratello di Gesù, fratellastro, perché allattato sempre da Maria nella seconda Apocalisse di Giacomo, e questo Teuda sarebbe stato il fratello del padre di Gesù, secondo seconda Apocalisse di Giacomo. Quindi anche lì torna questa qualche tipo di parentela. Il Talmud parla dei discepoli di Yeshu HaNotri, cioè Gesù il Nazareo, il Nazoreo, Nazireo, riuscita come Necai, come Buni, come Mattai, e come Netzer, non so se l'ho citato, e Toda. Toda è probabilmente lo stesso che Teuda, che potrebbe anche essere, tra l'altro, una grecizzazione del nome Yehuda. Se noi togliamo Yeho, lasciamo Uda, Yehouda, che poi diventa Yehuda, Yeho da Yahweh, se lo sostituiamo con Theo, da Theos Dio, avremo Theuda, Theudas. È una delle possibilità, ci possono essere delle altre possibilità, ma poi in Marco e Matteo troviamo Taddeo tra gli apostoli, 12 apostoli, che in alcuni manoscritti compare come Lebbeo, e cor potrebbe corrispondere questo Taddeo con, cioè, potrebbe corrispondere la sua posizione nei 12 apostoli a quel Giuda di Giacomo, di Luca e Atti, che potrebbe corrispondere a quel Giuda fratello di Giacomo di Giuda 1, della lettera di Giuda. E chi è quel Giuda fratello di Giacomo? È chiaramente quel Giuda fratello di Gesù e di Giacomo, di Marco 6, di Matteo 13. E ancora abbiamo, per esempio, c'è la tradizione che cita Giacomo, Giacomo il Giusto, come Giacomo il Lebbeo. Giacomo il Lebbeo, che quindi corrisponderebbe a quel Lebbeo che alcuni manoscritti riportano al posto di Taddeo. Quindi abbiamo tanti elementi che ricordano questa addirittura un Teudione era un Teudione era il fratello di Doride, moglie di Ero del Grande, un'altra attestazione del nome. Quindi non è soltanto la similitudine con Giovanni Battista, ma questa figura in qualche modo aleggia. C'è anche nella tradizione, ci sarebbe un altro Taddeo in alcuni elenchi dei 72 discepoli, ci sarebbe un Taddeo o Addeo che viene inviato al re Abgaro o Agbaro IV di Edessa, per esempio, nella geografia, una delle prime missioni così giudeo-cristiane. C'è quindi un col sacro volto di Gesù, no? Questo sì, anche si sì, lega alle leggende sul volto, eccetera. Ci sono quindi questa figura aleggia in qualche modo anche nella letteratura paleocristiana, questo nome, l'elemento dell'Egitto. E un altro episodio che ricorda in qualche modo la narrazione, non sulla vita di Gesù in questo caso, ma immediatamente successiva, cioè dei primi capitoli degli Atti, restando sempre negli anni 40 e in quello che ci dice Flavio Giuseppe,
è L'arresto l'arresto di Giacomo e di Simone. Gli Atti degli Apostoli parlano dell'arresto di Giacomo, figlio di Zebedeo, e di Simone Pietro, figlio di Giovanni e di Giona nei Sinottici, in cui Giacomo viene giustiziato per decapitazione, mentre Simon Pietro viene liberato. E Fra Giuseppe racconta più o meno gli stessi anni, ma non esattamente lo stesso anno, perché si tratta di un governatore diverso, dell'arresto di Giacomo e Simone, figli di Giuda Galileo, probabilmente appartenenti a gruppi messianisti abbastanza simili, forse, pur magari con le dovute differenze rispetto a quello di Gesù. E più o meno gli stessi anni vengono arrestati, Giacomo viene condannato a morte e ucciso per crocifissione, e suo fratello Simone anche. Negli Atti degli Apostoli, Simon Pietro viene liberato da un angelo per miracolo. Quindi, insomma, se volessimo cercare un nucleo storico in questa vicenda, insomma, o l'angelo era qualcuno in carne e ossa che ha liberato, oppure non è mai stato liberato ed è stato ucciso. Certo, cambia il dettaglio della morte per decapitazione di Giacomo, il che potrebbe far ipotizzare una cittadinanza romana di Giacomo, però non si capisce perché un pescatore del mare di Tiberiade dovrebbe aver avuto cittadinanza romana. Rispetto invece all'altro Giacomo degli stessi anni che viene giustiziato, arrestato anche lui con un Simone come capi di questo movimento. Una possibilità è che in realtà quella morte per decapitazione sia un altro tentativo, appunto, che soddisfa il criterio di imbarazzo, cioè crea imbarazzo il fatto che si vada a crocifiggere come un brigante anche questo Giacomo. E quindi lo si mostra come decapitato, quindi addirittura una sorta di cittadino romano. Tra l'altro, questo dimostra anche una cosa molto chiara: che chi scriveva questi Vangeli aveva ben poco chiaro il contesto storico dell'epoca, perché come poteva una persona dell'epoca credere veramente che un pescatore galileo potesse avere la cittadinanza romana e quindi meritare la decapitazione? Vero è che però anche Teuda non sappiamo perché viene decapitato e non crocifisso. Sì, è vero. È vero, è interessante anche questa cosa. Magari, ecco, sappiamo, magari, Giuseppe Flavio aveva informazioni che noi magari non abbiamo. Non sappiamo. Sì, sembra anche che Fra Giuseppe sia un po' reticente in questo episodio, perché dice che Teuda, quando raduna, no, le persone del Giordano, come un novello Giosuè che vuole aprire le acque, tra l'altro il nome Giosuè, Gesù sono evidentemente lo stesso, diceva di essere qualcuno, scrive Fra Giuseppe, no? Che è una frase un po' criptica, no? Un po' ambigua. Cosa vuol dire? Diceva di essere qualcuno, nel senso aveva delle pretese messianiche, cioè diceva di avere un ruolo, di essere qualcuno. Cosa vuol dire sosteneva di essere qualcuno? Qualcuno chi? E questo richiama anche un po' le discussioni che fa Gesù con alcuni personaggi che gli dicono: ma chi sei? Non risponde: chi credete che io sia? Il Cristo, Elia, Giovanni Battista Redivivo? Cioè questo problema quasi ontologico della figura messianico, del figlio dell'uomo. Cioè chi è questo leader? Cos'è, chi è, che ruolo ha, no? E sembra quasi un po' questa dialettica richiamarsi in Fra Giuseppe, quando dice Teuda affermava di essere qualcuno. Cosa vuol dire No, questa ma cosa? ecco, hai aperto un altro argomento che ovviamente tratteremo magari la prossima volta, cioè la differenza proprio fra figlio dell'uomo e figlio di Dio, perché anche qui secondo me è fondamentale e importante entrare nel merito di queste due terminologie, che la tradizione ovviamente le rese simili, ma in realtà al tempo erano profondamente, completamente diverse da un punto di vista, partendo proprio da un punto di vista anche culturale. Quindi una cultura semitica da una parte, una cultura ellenistica dall'altra. Però ecco, magari lo tratteremo la prossima volta. Invece volevo parlare con te dell'ultimo argomento, e cioè la questione della divinizzazione di Gesù. Perché tra le tante, ovviamente, polemiche, tra le tante, insomma, rimostranze dei miticisti, si afferma. Si parla certamente di invenzione, in quanto il processo di evemerizzazione, cioè quindi la trasformazione di un soggetto umano esistito, storico, a divinità, ebbene, non è un processo che può durare così brevemente. Mi spiego meglio. Paolo
parla già del Cristo divino all'incirca dopo una ventina d'anni, più o meno, 25 anni. Se ovviamente prendiamo per buona la morte di Gesù tra il 33 e il 36, è appunto l'inizio delle lettere di Paolo dal 50 in poi, dai. Ecco. Ebbene, dicevo, un processo di evangelizzazione talmente breve non è registrato, tra virgolette, non è ricordato in nessuna storia che noi conosciamo, in nessuna cronaca, a parte ovviamente la divinizzazione degli imperatori, dei sovrani in vita. Ciò non prova però che un povero carpentiere della Galilea abbia potuto avere un processo di divinizzazione così breve. Ergo, l'invenzione. Secondo te, ecco, è una cosa possibile? Secondo te è un punto di vista invece contestabile? In che modo? Poi, ecco, aspetto le tue considerazioni e poi magari dico la mia. Allora, sì, secondo me è un ragionamento fallace anche qua, quello dei miticisti, perché io noto sempre che quando i miticisti trattano la figura di Gesù è come se secondo me non riuscissero a distinguere il Cristo della fede dalla figura storica, o meglio, non la figura, è ancora più complesso. Lasciando stare il Gesù storico, che è una meta da cercare di ricostruire, è anche molto complessa, ma il Cristo della fede terminale, il prodotto finale, ecco, il prodotto finito, dai vari stadi intermedi. E il fatto che si pensi che sia stato creato così a tavolino collima con il fatto che invece c'è stato un processo graduale e molto lento. Quindi, se io voglio produrre una cosa finita, la produco e basta, la scrivo e basta, no? E sulla questione della divinità di Gesù è palese questo, cioè è come se fanno lo stesso errore che fanno i credenti, no? C'è un credente che non ha mai studiato, un cristiano che non ha mai studiato da un punto di vista storico, critico, filologico i testi cristiani delle origini, pensa che quando Paolo parla di Gesù lo consideri già Dio, membro della Trinità, figlio di Dio, consustanziale al Padre, eccetera, eccetera, no? E quindi in realtà un cristiano che legge il Nuovo Testamento potrebbe anche non rendersi mai conto che non c'è mai scritto che Gesù è un membro della Trinità e che è Dio. Cioè, fanno secondo me lo stesso errore, no? È come se non si rendessero conto, come avessi dall'abitudine extra accademica, diciamo, cioè dall'abitudine così della vita quotidiana, religiosa, di considerare Gesù come un Dio, già, che non si rendono conto che nel testo in realtà questa cosa non c'è. Nei Vangeli non c'è mai una cosa del genere. Tra l'altro, Gesù definisce se stesso figlio dell'uomo e sono semmai gli evangelisti che lo definiscono in genere figlio di Dio. Paolo, se vogliamo, a parte la lettera ai Romani, praticamente non si occupa quasi mai di teologia, ma si occupa di etica. La stragrande maggioranza delle lettere autentiche, sono state poi quelle pseudepigrafiche, sono testi etici, non testi Potremmo dire etica teologici. e Paolo fa. polemica anche. Sì, esatto, è polemica con Esatto, sì. Giacomo, polemica con gli altri predicatori, i falsi profeti, eccetera. E a parte un po' la lettera ai Romani, non c'è cristologia, non c'è teologia. E peraltro la cristologia che c'è, una volta che Paolo dice, ok, questo è Cristo, figlio di Dio, boh, detto questo è risorto, questo è importante, ora andiamo avanti, cioè ora parliamo di che cosa dobbiamo fare noi. È tutto molto pratico. Paolo probabilmente era un uomo molto pragmatico. Infatti la cristologia di Paolo è una cristologia bassa, cioè Gesù non è Dio, Gesù è figlio di Dio. È già una cosa diversa. Per arrivare a una cristologia già più alta dobbiamo aspettare il 100-110 con il Vangelo di Giovanni. E quindi, innanzitutto, se Gesù muore negli anni 30, stiamo parlando di circa 80 anni dopo, quindi non è così poco il tempo, no? E arriviamo a quel versetto iniziale sul Logos, che peraltro è anche molto ermetico, molto esoterico, se vogliamo, è molto, non è chiaro, non è che dice Gesù è Dio. Questa affermazione nemmeno in Giovanni non la troviamo. Certo è che si tratta di una cristologia più alta, in cui Gesù, il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio. Questo scritto è il Verbo venne ad abitare in mezzo a noi, e quindi il Verbo evidentemente viene ad abitare, ma è esattamente lo stesso di Gesù, Gesù è esattamente lo stesso di Dio, perché se noi vogliamo, Grazie.
giungere a questa conclusione logica, dovremmo però scontrarci logicamente sull'impossibilità di un ente di essere presso un altro ente, di essere contemporaneamente quell'ente, perché se il verbo era presso Dio, il verbo era Dio. Quindi in realtà è un ragionamento teologico molto complesso, molto ermetico L'originale anche, greco, non scusa, c'è ti interrompo, ancora. l'originale greco fa una netta distinzione fra il Dio, quindi il ton theon o lo theos, e il verbo, quindi il logos, che sarebbe il Cristo, se descritto semplicemente come Esatto. theos. Quindi fa questa netta Esatto. distinzione. Quindi vi è una sorta di subordinazionismo proprio già nel prologo Esatto. del Vangelo di Giovanni. Però anche lì è una Quindi, discussione esatto. anche lì molto molto ampia. Esatto, quindi è senz'altro una cristologia più alta, ma ancora non è un prodotto Esatto. finito, per così dire. E quindi in realtà, quindi quando si dice il processo di evangelizzazione durerà troppo poco, ma non è vero, cioè nei Vangeli c'è una cosa, in Paolo c'è una cosa, nei Vangeli c'è un'altra cosa, in Giovanni c'è un'altra cosa e così via. Quindi in realtà, beh, e così via, voglio dire, parliamo anche della posizione di Ario, pensiamo al concilio di Nicea, cioè non è che è una cosa che è durata poco, tutto il problema della persona, della sostanza, e questioni che poi hanno portato addirittura alla rottura con la Chiesa ortodossa, perché in realtà se il figlio è perfettamente equipollente al padre, allora lo Spirito Santo procede anche dal figlio, no? Per gli ortodossi invece lo Spirito Santo procede solo dal padre e questo porrebbe plotinianamente, tra virgolette, il figlio in una condizione in qualche modo leggermente inferiore al padre, che in realtà il ragionamento che fanno i cattolici è logico, cioè, ma se il figlio è Dio, Dio è, non può essere imperfetto, può tutto, è onnipotente, come non, lo Spirito Santo non può procedere dal figlio che è pur sempre Dio. Quindi in realtà la posizione cattolica è anche un po' coerente da questo punto di vista, ma questo ci fa capire come in realtà le problematiche prima di arrivare, mai in realtà, perché ancora oggi esiste lo scisma tra Chiesa ortodossa e Chiesa cattolica, quindi in realtà questo punto è ancora un punto di differenza. Quindi altro che evangelizzazione durata poco, cioè il processo è stato graduale, è stato molto lungo e questo peraltro dimostra che non è stato creato a tavolino il Dio Sì, Gesù. diciamo che ecco, una contestazione che ti si potrebbe fare adesso è che appunto si parla comunque del Gesù divino, poi ecco la costruzione è avvenuta nel corso dei secoli, però già con Paolo si considerava comunque già Gesù un essere divino, quindi ecco in questo caso il processo di evemerizzazione era avvenuto, stava avvenendo. È questo che si contesta, ecco. Sì, però lo stesso Alessandro, per Sì. esempio, all'oracolo di Siue è già considerato divino, eppure è un ente che nessuno si sogna di, a Ma parte infatti io ho Fomento. sempre detto, abbiamo una palese dimostrazione di un processo di evemerizzazione, che è presente quando ancora i soggetti sono in vita. Ecco, tu hai citato Alessandro, ma basti pensare ai vari Cesari, basti pensare ai sovrani orientali, che comunque si consideravano figli degli dèi o anche proprio divinità, però mi è stato contestato sì, ma in questo caso chi andava a contestare il sovrano, l'establishment, il governo, su quello che il governo stesso stava pronunciando, stava annunciando. Cioè in questo caso il sovrano che si pronuncia, si annuncia, si presenta come un dio, quindi chi andava a contestare la divinità dell'imperatore. Quindi è un processo di evemerizzazione, affermano ovviamente i medicisti, molto più costrittivo, mentre quello di Gesù sembra essere volontario. E quindi, essendo volontario, com'è possibile che sia avvenuto in così poco tempo? Beh, io ripeto, la mia risposta è: non abbiamo alcuna dimostrazione attualmente che un processo di evemerizzazione si palesi come una formula matematica, cioè nel senso non c'è scritto in nessuna parte che il processo di memorizzazione deve durare 20, 30, 40, 50 anni. Può durare 20 anni come può durare 50, purtroppo non conosciamo perché poi il cristianesimo è anche nato come potremmo dire come culto misterico, era molto esoterico anche e quindi molto chiuso a riccio. E purtroppo non sappiamo effettivamente ciò che ha portato, ha scatenato questa rappresentazione divina di Gesù, ma anche qui secondo me, però poi ripeto, ne parleremo magari la prossima volta, bisogna ben scandagliare il concetto di figlio dell'uomo e figlio di Dio,
Perché poi da lì bisognerà poi esattamente, secondo me, capire quel processo di trasformazione che ha portato poi alla divinizzazione. Quindi identificare bene il figlio di Dio e il figlio dell'uomo. Però, ripeto, magari questo lo vedremo la prossima volta. Non so, hai altro da aggiungere in merito? Ma sì, giusto continuare una prossima volta anche per non Sì. appesantire. Un'ultima idea, un'altra cosa che sento spesso dire è come è possibile, se Gesù è veramente esistito e alcuni almeno elementi fondamentali della sua vita sono reali, com'è possibile che storie similissime o uguali si siano già verificate in relazione ad altre divinità, no? Horus, Osiride, Bacco, Dioniso, Attis, Krishna, eccetera, eccetera, no? Mitra, ovviamente. Cioè, se è vero che Gesù è morto in croce, aveva 12 seguaci, è nato da una vergine, comunque questo racconto è, com'è possibile che abbia un fondamento se si è già verificato? Il punto è che non si è verificato, cioè la maggior parte di queste affermazioni su queste divinità sono delle totali invenzioni. Mitra che nasce il 25 dicembre da una vergine. Quante volte si legge questa cosa? Ma non è vero, Mitra nasce da una pietra, in una grotta. E Horus che nasce il 25 dicembre, ma dove sta scritto? Non c'è alcun testo che affermi una cosa del genere. Che ne so, insomma, tutte affermazioni. Krishna che muore in croce addirittura, vai fantasia, Krishna non muore in croce, Krishna viene e muore come Achille peraltro, che ovviamente è un mito, un topos letterario indoeuropeo, muore con una freccia al piede, tra l'altro non c'entra niente con la croce. Quindi insomma, addirittura la resurrezione di Osiride, che invece è una cosa ben diversa, perché Osiride non rinasce nel mondo dei mortali, Osiride rinasce e non risorge, che è una cosa diversa, o meglio continua la sua vita dopo la morte diventando il re dell'oltretomba. Quindi è una cosa ben diversa da una resurrezione con il corpo in terra. Osiride, cioè Horus nasce da una nascita miracolosa, sì, ma vediamo come, cioè Iside che si accoppia con il corpo di Osiride sostituendo al pene un fallo dorato perché non trovava più quel pene, visto che il corpo di Osiride era stato smembrato da 7 in 14 parti. Cioè, dire nascita miracolosa è una cosa, poi andiamo a vederla, insomma, l'Immacolata Concezione, Iside che si accoppia con un fallo d'oro, insomma, è ben diversa la cosa. Horus che avrebbe avuto 12 seguaci, assolutamente falso, che sarebbe scappato perché il tiranno dell'epoca, Herut, avrebbe voluto ucciderlo, anche questa è una totale invenzione. Qui in realtà online girano spesso, e anche in qualche libello, delle affermazioni che sono totalmente false, che però se uno non lo sa dice, beh, ma allora vedi che è tutta un'invenzione, perché come fanno a riprodursi, a riaccadere negli anni, nei millenni, degli eventi esattamente uguali? Non sono assolutamente esattamente uguali, sono delle cose ben diverse. Certo, giusto per impreziosire quello che hai detto, è anche giusto affermare, secondo me, che Giustino comunque nelle sue apologie non nega affatto certe somiglianze di Gesù con, per esempio, ecco, le divinità, del Pantheon, quindi con Hermes come Logos, con, per esempio, Dioniso e così via, con Eracle. Però questo lo fa in un processo, sì, Serapide abbiamo esatto, anche. ecco, Asclepio, ma lo fa comunque in un processo in cui il cristianesimo necessitava una legittimizzazione. Cioè nel senso che il cristianesimo doveva essere riconosciuto intanto come una religione legittima, e quindi era importante presentare Gesù come gli altri per far capire che noi, ma lo dice esplicitamente Giustino, noi non stiamo dicendo nulla di nuovo rispetto a quello che i vostri filosofi, i vostri pensatori, i vostri miti affermano. Quindi non è legittimo da parte vostra, diceva Giustino, andare contro la nostra religione perché il nostro Gesù è uguale alle vostre divinità. Quindi esiste questo parallelo con le altre divinità, ma Giustino lo fa con intento puramente apologetico. Quindi a difesa del cristianesimo e per dare una prima nota di legittimazione al cristianesimo. Un cristianesimo che appunto si presentava come religione neonata, che non aveva una tradizione, non poteva appellarsi ad alcun principio di autorità perché non aveva nulla, e l'unica cosa a cui poteva appellarsi era appunto questo uomo morto in croce, quindi
partiamo sempre dalla morte ignominiosa e quant'altro, e quindi aveva necessità di inventare, quindi di associare quel personaggio alle altre divinità. Poi abbiamo visto che Giustino e Tiziano comunque hanno affermato che, ma non solo loro, ovviamente l'apologetica cristiana si approprierà ovviamente della cultura ebraica, della tradizione ebraica, addirittura affermando Mosè e i profeti hanno preconizzato il Cristo, quindi in realtà l'ebraismo è roba nostra, e addirittura essendo l'ebraismo roba nostra, essendo Mosè il più antico, perché poi qui parte anche il principio di autorità secondo cui il più antico diceva la verità, era la verità. Certo. Ecco, quindi dato che Mosè è il più antico, addirittura più antico di Omero, allora noi siamo quelli che diciamo la verità. Quindi c'è tutto questo processo, e qui la famosa contestualizzazione e conoscenza del contesto, che dicevo all'inizio della nostra discussione, ecco, per far capire come sì, vi sono questi paralleli magari con Gesù e le altre divinità del Pantheon, ma siamo all'interno comunque di una finalità puramente apologetica da parte dei padri della Chiesa. Esatto. Nulla ovviamente nega che ne so, il Dies Natalis Solis Invicti, cioè il giorno di Natale, no, sia tratto da una festa pagana relativa al sole. Cioè, quello che noi stiamo dicendo non sta negando il fatto che poi il cristianesimo abbia chiaramente combattuto, ma anche, diciamo, hegelianamente sintetizzato degli elementi dei sistemi di credenza che stava andando a su cui stava andando a sovrapporsi, ma questo è un discorso diverso, cioè il fatto che ci siano dei santi che non sono mai esistiti, per esempio, o che ci siano alcune allegorie o simbologie pre-cristiane nella figura di Gesù, eccetera, non nega il fatto che Gesù comunque sia esistito storicamente, così come il fatto che Gesù sia esistito storicamente, come stiamo dicendo noi, non nega poi delle influenze o delle analogie o delle similitudini, ma Certamente, sono cose diverse. certamente. Va bene, Andrea. Allora, guarda, io penso che abbiamo esaurito gli argomenti di questa sera. Io intanto ti ringrazio per la tua disponibilità, è stato gentilissimo. Ovviamente ti invito magari per il prossimo mese, dai, a fare una nuova chiacchierata, partendo magari, ecco, dal concetto di figlio dell'uomo e figlio di Dio. Quindi vediamo cosa riusciamo a tirarne fuori, non so se per te va bene, ecco. Assolutamente, molto volentieri. Ecco. Allora, intanto voglio ricordare, ovviamente, se vuoi ricordarlo tu, ecco, sia le tue pagine social e sia i tuoi ultimi lavori per chi volesse acquistarli. Potete trovare tutto su andreadilenardo.it e ugualmente profilo Facebook, gruppo Facebook Andrea Di Leonardo, profilo Instagram Andrea Di Leonardo. E mail, eccetera, trovate direttamente sui profili Facebook, li potrete trovare tutto, ma anche sul sito direttamente andreadilenardo.it, e lì c'è tutto, potete coordinare i miei libri direttamente da me. Beh, quello sulla figura di Gesù è la famiglia di Cristo, e poi ne è uscito un altro che non è specifico su Gesù, che è Memoria del Mito, e adesso sto lavorando delle altre cose. Ha un lavoro sul Gesù storico e il suo rapporto con i movimenti politico-religiosi del primo secolo, che spero potrà vedere la pubblicazione nel 2021, però insomma ci riaggiorneremo più avanti. Benissimo, perfetto. Allora, per quanto riguarda me invece, canali social, Facebook, Esposito Francesco Scrittore, canale YouTube Francesco Esposito, e ovviamente per chi segue il mio canale a breve, ovviamente oggi è 16 settembre 2020, per chi ci sta seguendo in differita, a breve pubblicherò anche una nuova puntata di In Principio, questa volta su Origene, il suo rapporto con la filosofia neoplatonica, quindi ovviamente per chi è interessato può seguire i soliti 40 minuti della rubrica. Ultimamente è anche uscito il mio nuovo lavoro, Prima del Cristianesimo, quindi un lavoro che parla del rapporto fra i gesuani, quindi i veri seguaci di Gesù, la cosiddetta comunità gerosolimitana e la comunità paolina, ma si andrà anche ovviamente a indagare a ciò che c'era prima del cristianesimo, da qui il titolo, quindi quella che era effettivamente la comunità gesuana, libro edito da Uneditori. E
E ovviamente anche io sto iniziando a lavorare al mio nuovo lavoro editoriale, che anche io spero che vedrà la luce nel 2021, ma per adesso mantengo il riservo, ecco, quindi diciamo che mi appello al mio diritto di riservatezza. Quindi allora, io ti ringrazio ancora Andrea, spero veramente di risentirti e di poter chiacchierare con te il prossimo mese, allora. E niente, quindi per chi ci sta ascoltando, un caro saluto a tutti, grazie per averci ascoltato per questa abbondante ora e mezza e quindi arrivederci alla prossima puntata.